Stipendi bassi, mancata stabilizzazione dei precari, assenza di lavoro stabile e tutelato. Sono queste alcune delle denunce che la CUB, Confederazione Unitaria di Base, ha chiesto stamane in piazza Montecitorio al governo. Ad incrociare le braccia insieme al mondo della scuola anche quello dei trasporti locali, della sanità e degli uffici pubblici. Oggi la CUB ha fatto uno sciopero generale, ha indetto uno sciopero difficile in un momento particolare del paese. Noi chiediamo al governo innanzitutto il blocco dei licenziamenti, la proroga del blocco dei licenziamenti che riteniamo essenziale, e chiediamo interventi di sostegno reali, concreti, per quanto riguarda il mondo della scuola, per quanto riguarda il mondo della sanità, i trasporti. Sono settori in grande sofferenza. Uscire dalla crisi con un nuovo modello di sviluppo, contrastando il tentativo di disuguaglianza e sfruttamento, è l'obiettivo di CUB Scuola, Università e Ricerca, in piazza per chiedere assunzioni stabili, salari adeguati agli standard europei e un nuovo modello di sviluppo del comparto. Scioperiamo contro una crisi sociale ed economica, che ancora una volta rischia di essere pagata dalle classi popolari. Tuona Giovanna Lopresti, portavoce nazionale CUB Scuola. Essenzialmente quello che si chiede è sicurezza, sicurezza per i ragazzi, sicurezza per gli operatori. Ci sono tanti insegnanti che non possono rientrare a scuola perché sono appartenenti alle categorie cosiddette fragili, mancano supplenti. Ieri addirittura è arrivata una circolare ad alcune regioni, nella fattispecie Abruzzo sicuramente, ma credo anche Veneto, nella quale il Ministero dice che a causa di un errore di calcolo nei fondi stanziati non possono essere assunti supplenti. Ci sono delle scuole, delle classi che sono abbandonate a se stesse, nel senso che alcuni insegnanti sono in malattia perché magari contagiate e non sono coperti da nessuno perché non si possono assumere supplenti. La situazione è veramente disastrosa, così non è possibile continuare. Per ottemperare al problema dei trasporti, ecco, secondo lei il governo avrebbe dovuto e potuto fare di più oltre alla DAD garantita? Cos'altro si poteva fare? Era il primo problema che il governo doveva porsi, perché sappiamo perfettamente che la logistica delle nostre città, per cui non sarebbe stato assolutamente possibile raggiungere le scuole in qualsiasi modo se non ampliando il parco dei mezzi pubblici. Abbiamo passato tutta l'estate a parlare di banchi, di rotelle, senza rotelle, e non ci siamo preoccupati di come i ragazzi avrebbero dovuto raggiungere la scuola. In piazza a Roma, come a Milano, Torino, Catania e Palermo, il rigoroso rispetto delle norme anti-Covid dal mondo universitario a quello dell'infanzia.